Grazie Presidente, la mia non sarà una replica, sarà una replichina perché sarà proprio quattro riflessioni. La prima cosa, perché francamente io non credo nelle repliche, così come non credo nelle discussioni generali dove ciascuno di noi deve poter parlare 20 minuti, perché ci parliamo veramente addosso. E mi sembra proprio il caso di dover fare questa riflessione rispetto a quello che colpevolmente non abbiamo fatto rispetto ai regolamenti parlamentari, perché noi abbiamo cercato alcune volte di modificare i regolamenti mettendo la Costituzione all'interno dei regolamenti. Questa volta noi abbiamo costituzionalizzato i regolamenti non riuscendoli a fare in Parlamento e mettendoli nella Costituzione. È un mea culpa che faccio. Noi l'11 di febbraio abbiamo mandato un testo unificato sottoscritto dai tre relatori di una riforma complessiva del Senato, dopodiché la giunta del regolamento l'argomento non l'ha più sfiorato, e oggi ci troviamo a dover mettere in Costituzione aspetti che in Costituzione non dovrebbero starci, perché tutte quelle previsioni che noi stiamo facendo, questo a 20 giorni, questo a 15 giorni, questo a tanti minuti, io non vorrei che alla prova dei fatti si risultassero dei tempi inattuabili e irricevibili, perché se noi avessimo sbagliato un regolamento a maggioranza assoluta di un ramo del Parlamento, quei tempi lì cambiamo. Se noi abbiamo introdotto dei tempi, e io mi auguro che chi ha fatto queste previsioni poi le abbia fatte non buttando giù dei numeri ma facendo dei calcoli precisi, se poi la macchina non gira e questa legge ha fatto quattro passaggi in Parlamento, probabilmente, come mi auguro, non tanto per la dimensione del voto che riceverà, vada a referendum, perché una riforma di questa dimensione deve essere sottoposta al voto popolare. Se noi dovessimo accorgerci che quei tempi sono sbagliati, noi abbiamo paralizzato completamente il Parlamento, e per fare una riforma costituzionale un anno e mezzo è il minimo necessario, e per un anno e mezzo avremo la responsabilità di aver fermato il Parlamento, a meno che qualcuno pensa di fare un decreto legge in termini di materia costituzionale e trasformare nel mille proroghe i 30 giorni in 60 giorni, ma non credo che sia corretto. Non lo dico in termini di volontà di polemica, ma una riflessione prima di arrivare ai voti finali di quei tempi dobbiamo farla veramente, chiedendo soprattutto ai funzionari e ai tecnici se sono tempi compatibili con gli esami parlamentari. L'altra riflessione sul numero dei referendum, qui mi rivolgo a tutti coloro, e devo fare i miei complimenti alla senatrice De Petris e chi ha lavorato con lei per la stesura degli emendamenti, non solo per il numero e per la dimensione ma anche per la qualità, perché a naso mi sembra che un 60% vivono e solo un 40% non verranno votati, è già un risultato notevole. Però vedo il rischio che insieme all'acqua sporca si butti via anche il bambino, cioè se su 5.000 votazioni noi avremo dentro qualche argomento e qualche emendamento qualificato, io non vorrei che andasse a finire insieme a tutto il resto. E quindi una riflessione che sottopongo alle opposizioni, e sto parlando sia in termini di opposizione, maggioranza, non l'ho più capito in che ruolo sono, ma anche al governo, se non è il caso di arrivare a fare una riflessione e delle segnalazioni rispetto a dei punti qualificanti che, se affrontati, determinerebbero il ritiro di tutto il resto, perché credo che sia interesse di tutti non fare 5.000 votazioni contrarie. Facciamo poche ma buone e fatte bene. E qui mi rivolgo invece al Ministro. Ho letto e mi auguro che colui o colei che l'ha intervistato non abbia saputo cogliere la sua reale volontà, perché il leggere che la fase della trattativa si è conclusa, che quindi tutta questa cosa qui sarebbe diventata inutile, mi ha fatto rimanere male, perché io sono convinto che una buona parte del percorso l'abbiamo fatto in Commissione e ancora una buona parte ci resta da fare nell'esame dell'Aula. E concludendo, rispetto a quello che diceva il collega Martini, di cui ho condiviso anche tanti dei contenuti che ha dato nel suo intervento, e si è rivolto alla Lega perché ha assunto dei toni troppo duri rispetto alla riforma,
la Lega non ha detto preconcettualmente noi votiamo contro, c'è stato un lavoro e c'è ancora del lavoro da fare, perché quando, e mi spiace perché mi è sembrato di rivivere il dibattito che è stato fatto in commissione, tanto interesse per le modalità elettive dei senatori, scarso o zero interesse per il mondo delle autonomie, per le regioni e per i sistemi dei bilanciamenti. Non l'ho visto così forte questo interesse. Quindi su questo punto io credo che il lavoro debba essere ancora assolutamente sviluppato, perché se abbiamo riportato un po' nei binari un treno che andava veramente per conto proprio, perché quando uno mette in discussione un ramo del Parlamento, le autonomie territoriali, in ballo c'è la democrazia del Paese, e quando viene meno la democrazia non c'è più il discorso di... Io oggi mi sento un po' una specie di zombie, un morto che cammina, ma io non vorrei dover tornare qui e dire morituri te salutant, perché qui non si tratta dei senatori, si tratta del Senato, e mi auguro che sia il vero Senato delle autonomie. Io voglio che il Senato dell'autonomia non sia una cosa per cui qualche collega, e magari ironicamente ma magari anche riflessivamente, ha presentato emendamenti per sopprimerlo. Io voglio una seconda Camera che si sia specializzata a fare altro rispetto alla Camera dei Deputati, ma deve avere il peso, lo stesso peso e lo stesso equilibrio che ha nel sistema parlamentare. Se si andrà in questo senso, non si preoccupi, senatore Martini, che noi siamo persone riflessive, vogliamo dei segnali, ci sono i nostri emendamenti, ce ne sono di tantissimi colleghi. Io ho fatto passare solo il primo tomo, e credo di essere l'unico che si è cimentato in questa cosa, in mezzo a tante, tante cose, 10-15 punti su cui fare una riflessione con la senatrice Finocchiaro, io li ho trovati, a condizione però che il lavoro inizi anche adesso, dopo quello che abbiamo fatto in commissione. Grazie.